Mister, è successo insomma da brivido, no? Una partita che ha vissuto vari momenti. Siete partiti bene, poi meglio forse la squadra avversaria, poi alla fine siete usciti bene, però grande sofferenza. Sì, grande sofferenza. Innanzitutto buonasera a tutti, scusatemi. Il problema è che questo campionato potrebbe essere più difficile di quello dell'anno scorso. L'anno scorso ci siamo trovati come squadra nuova, vero con gente di esperienza, però squadra nuova in un campionato che io personalmente non conoscevo. Ci siamo trovati lì, abbiamo lottato fino all'ultimo per il campionato, tra virgolette con facilità, tra virgolette, perché comunque sono tutte le partite difficili. Quest'anno invece vedo anche i risultati sugli altri campi, non ci sono più risultati abbastanza rotondi come era l'anno scorso. L'anno scorso magari c'erano squadre di alta classifica contro squadre di bassa classifica, 8-0, 8-1, 10-0. Quest'anno tutte almeno segnano 3-4 gol, finiscono con un gol di scarto. Finiscono con un gol di scarto, quindi probabilmente il campionato è più complicato di quello dell'anno scorso. Al momento, può darsi pure che succederà la stessa cosa, però al momento è così. Per la partita è stato un approccio abbastanza buono, comunque mentale. Eravamo abbastanza messi bene in campo, ma non avevamo la rapidità e la velocità che cerchiamo in ogni partita. E poi c'è stato un momento di buio. Nel secondo tempo i ragazzi un po' si sono scossi e diciamo che poi alla fine è diventata più una partita di tensione mentale più che di soluzioni tecnico-tattiche. Quindi abbiamo avuto la meglio e va bene così, 3 punti ce li prendiamo volentieri, insomma. Complimenti comunque al Falasche perché me l'avevano descritta come una squadra quadrata e effettivamente l'ha dimostrato, non solo dall'inizio del campionato ma anche oggi. In compagnia di Calafate ti chiedo subito quanto è stata dura. Molto, molto. Noi sapevamo che erano loro una buona squadra, e infatti l'abbiamo visto fino all'ultimo secondo, ci hanno messo in difficoltà in alcuni momenti, però noi giustamente abbiamo portato a casa i 3 punti che erano fondamentali oggi. Così ci troviamo almeno per qualche domenica primi, non so se in compagnia di qualcun altro, comunque noi volevamo i 3 punti a tutti i costi e li abbiamo ottenuti, pur soffrendo con una buona squadra. Forse il primo gol del vantaggio aveva un po' illuso? Ma noi non è che è illuso, però noi quando scendiamo in campo cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco e l'abbiamo fatto fin dall'inizio. Poi il gol, logicamente ci sono anche gli avversari. Abbiamo preso l'1-1 e il 2-1 su una disattenzione, purtroppo mia, ho messo un piede ed è autogol, ed è il 3-3 con un rimpallo. Però noi volevamo i 3 punti, come ho detto prima, e l'abbiamo portati a casa.